Il Conservatorio Pergolesi di Fermo, che si è dotato di una dozzina di sanificatori all'ozono, ha aperto le porte all'Università di Macerata. Si tratta di una collaborazione importante e composita, che non può prescindere dalla musica suonata ed ascoltata. Si parte oggi con il primo concerto jazz, a cui ne seguiranno altri cinque. Sì, è una collaborazione che riprende dopo l'interruzione del Covid, quindi sarebbe al terzo anno, è una serie di concerti degli allievi del conservatorio, allievi molto bravi dei corsi superiori, e sono sei concerti che si svolgeranno nell'aula di filosofia dell'Università di Macerata. E questa è una collaborazione a cui teniamo, a cui tiene anche il rettore Francesco Adornato, e che è anche un po' il preludio di una collaborazione più vasta, perché stiamo organizzando e creando un centro interistituzionale per la ricerca musicale, che vede appunto la collaborazione tra Macerata, Fermo e anche il Conservatorio di Pescara, per attività di ricerca, convegni, pubblicazioni che riguardano appunto la ricerca musicologica, ma che si lega anche all'attività performativa e teorico-compositiva. Queste ultime due attività sono precipue dei conservatori, quindi potrà dare dei risultati nuovi e molto interessanti per la ricerca musicale. Nonostante la pandemia, il Pergolesi non si è fermato ed ha implementato il proprio organico. Mancano ancora quattro supplenti per sostituire altrettanti docenti sospesi perché non vaccinati. Sì, c'è stata una crescita del conservatorio in questo anno accademico, perché abbiamo avuto un ampliamento dell'organico docenti. Abbiamo 10 docenti in più, quindi parliamo di un 15% di docenti in organico che arrivano così a circa 82 docenti. Abbiamo anche un'implementazione di organico di personale non docente. E in merito alla guerra, il conservatorio è pronto ad accogliere tutti gli allievi ucraini che lo richiederanno.